C'è una nuova catena di supermercati biologici in Francia, aperta di recente, che si propone di mettere sugli scaffali tutti i prodotti biologici possibili, ad eccezione di quelli contenenti soia e glutine. Secondo il loro direttore, della soia non ci si può più fidare, in quanto transgenica, e quindi a rischio di malattie gravissime come il cancro. Inoltre, per quanto riguarda il glutine, sempre secondo i loro studi, nelle grandi città dove l'inquinamento e lo stress sono sempre più schiaccianti, fa aumentare il numero dei celiaci in maniera esponenziale. Che cosa ne pensa a proposito? Ma allora io non sono per niente d'accordo con queste scelte. Prima di tutto per quanto riguarda la soia, non è vero che la soia è transgenica, se la soia è biologica non è transgenica per definizione. La soia transgenica è invece quella usata nei mangimi per gli animali. Teniamo conto che il 90% della soia prodotta nel mondo è usata per darla da mangiare agli animali d'allevamento. Quindi tutti gli alimenti animali che mangiamo, carne, pesce, latte, latticini e uova sono tutti prodotti da animali che mangiano soia transgenica, tutti, anche quelli biologici, perché comunque ci può essere una percentuale di mangime non biologico anche negli allevamenti biologici. Per cui la soia transgenica è quella. La soia invece per l'alimentazione umana non è transgenica, anche perché è obbligatorio metterla in etichetta, mentre per i mangimi animali no. E se è biologica non è transgenica. La soia non è assolutamente un alimento pericoloso, chi lo dice semplicemente fa disinformazione ed è semplicemente ignorante, però è anche vero che l'alimentazione vegana e vegetariana non è assolutamente basata sulla soia. La soia è un legume come tutti gli altri che si mangia magari una volta alla settimana, come si mangiano tutti gli altri legumi, i fagioli, le fave, le lenticchie, i ceci e tutto quanto. Quindi è un alimento come tutti gli altri e l'alimentazione vegana non è assolutamente basata su quello. Per quanto riguarda il glutine, anche lì, certo, i celiaci devono evitarlo, però tutte le altre persone assolutamente no. Non c'è nessun motivo per evitarlo a priori se non si è intolleranti e non si è celiaci. Quindi, il glutine è un alimento molto proteico che va bene utilizzare, si può anche utilizzare il seitan che è fatto solo di glutine di frumento, questo però sempre anche lì una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, perché l'alimentazione deve essere variata, non basarsi sempre sulle stesse cose. Quindi l'alimentazione deve basarsi sulla frutta, sulla verdura, sui legumi, sui cereali, sulla frutta secca e i semi oleaginosi. Tutte le altre cose un po' più esotiche, che sono tradizionali per le popolazioni asiatiche, ma non per noi, come il seitan, il tofu, eccetera, va bene mangiarle una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, per variare assieme a tutte le altre cose. Ci sono per caso altri prodotti di cui dobbiamo preoccuparci attualmente o in futuro da escludere dalla nostra alimentazione? Beh, i prodotti da escludere diciamo che sono quelli più industrializzati, perché è meglio mangiare le cose più vicine alla natura il più possibile, quindi evitare questi prodotti, evitare gli oli di palma, gli oli di cocco, quindi quelle merendine fatte con questi oli che sono sì vegetali ma sono comunque dannosi, mentre tutti gli altri oli vegetali, che siano di semi o di oliva, vanno benissimo. Rispettare gli animali aiuta a rispettare se stessi ed il prossimo. Perché? Ma rispettare gli animali significa rispettare i più deboli, perché gli animali sono i più deboli in assoluto e non si possono difendere in nessun modo. E quindi sicuramente chi rispetta gli animali rispetta i più deboli in generale, mentre invece ci sono molte persone che magari rispettano le altre persone ma non rispettano per niente gli animali. Questo è assolutamente sbagliato perché gli animali sono esseri senzienti esattamente come noi. Non c'è nessuna differenza nella capacità di provare sentimenti di ogni genere ed emozioni, paura, gioia, dolore, amore. Tutti i sentimenti che provano gli umani li provano anche gli animali e quindi è semplicemente un atto di giustizia, non è un atto di amore quello di rispettare gli animali, è un atto di giustizia perché approfittarsi di chi è più debole per sfruttarlo o per ucciderlo è una cosa assolutamente sbagliata, sempre e comunque. Alla luce di queste nuove evidenze scientifiche sulla nutrizione vegetariana, come mai il nostro Ministero della Salute Pubblica non ha già iniziato da tempo un'adeguata promozione? Qual è la posizione attuale degli altri paesi in tema di vegetarianesimo e veganesimo?
Per quanto riguarda la promozione di questo stile di vita, diciamo che tutti i paesi sono abbastanza indietro, nel senso che negli Stati Uniti ci sono comunque i principali organismi che si occupano di nutrizione, come l'American Dietetic Association, che hanno preso posizione sul tema e hanno affermato che le diete vegetariane e vegane correttamente bilanciate sono assolutamente adeguate da un punto di vista nutrizionale e anzi sono positive per la salute perché prevengono le principali patologie, e questo come organi medici, diciamo. Però per quanto riguarda i governi siamo ancora indietro. In Italia siamo indietro anche per quanto riguarda proprio gli organi medici, perché questa posizione non è ancora stata assunta ed esplicitata, ma in ogni caso proprio a livello di pubblicizzazione sì, si fanno delle campagne informative in cui si dice di consumare molta frutta e verdura, questo sì, comunque sono state fatte, si fanno, ma si fanno anche tante campagne pubblicitarie per promuovere il consumo di carne, che è già stellare, e quindi diciamo che è un po' schizofrenico il comportamento del nostro governo su questo, di tutti i governi che ci sono stati in tutti questi decenni.